20 dicembre. Vi ho detto queste cose affinché la mia gioia dimori in voi e la vostra gioia sia completa. Giovanni 15:11. La vera gioia. La parola di Dio insegna chiaramente che l'appagamento fornito dalle soddisfazioni materiali è provvisorio e superficiale, mai profondo né duraturo. La vera gioia non è procurata dalle cose che sono fuori di noi. Essa è qualcosa di profondamente spirituale, proveniente dalla comunione con Dio. La gioia completa è l'inappagabile allegrezza della presenza costante di Cristo e dell'approvazione divina nel nostro cuore. Questo è il ristoro che il salmista vuole esprimere quando afferma: Tu mi hai messo più gioia nel cuore che non provino essi quando il loro grano e il loro mosto abbondano. Pertanto, possiamo gioire anche quando le cose nella nostra vita sono spiacevoli, quando gli affetti umani ed i beni materiali sono carenti, e perfino quando le sofferenze fisiche persistono. La soddisfazione che il mondo ti offre è, invece, temporanea ed incompleta. La gioia di questo mondo è incapace di sussistere ai rovesci della vita. Non barattarla mai con la gioia di Cristo che può dimorare in te attraverso la sua parola, neanche quando il cammino cristiano dovesse passare per le più dure tribolazioni.